La presenza dello Stato e la vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata è forte anche nell'attività della confisca dei beni. I beni sequestrati e confiscati alla camorra e restituiti alle comunità in tutta la provincia di Salerno sono un vero e proprio patrimonio e parliamo di ville, terreni, garage, aziende. A Sarno ci sono edifici e soprattutto terreni confiscati ai clan. Il comune da tempo ha avviato progetti, tanti sono stati già restituiti alla comunità con fini sociali. La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare proprie attività sociali in senso ampio, a servizio del territorio, al fine di rafforzare ed accrescere la cultura della legalità e creare opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare ulteriormente centri e luoghi di aggregazione per combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione. Stiamo facendo un grande lavoro, perfettamente d'accordo con il dottore Centore della Procura di Nocera Inferiore, che tiene molto al tema, e con la Prefettura. Noi inviamo dei report mensili, abbiamo coinvolto anche Libera, che è un'associazione che ha a cuore questo tema. Molti dei nostri beni confiscati sono dei fondi, però in questo momento ci sono due grandi progetti. Uno è il cosiddetto Melvin Jones, che l'ASL dovrebbe adibire a centro per le malattie mentali, con laboratori, con tutte le attività per seguire persone che sono in difficoltà. E l'altra è la trasformazione della Massegneria Galasso di Via Ingegno in un museo multimediale sull'argomento alimentazione, culture della nostra area. Qua stiamo facendo una corsa contro il tempo perché è un finanziamento europeo, ci sono dei tempi di scadenza molto rigidi, speriamo di riuscirci. Queste sono le fasi finali di un percorso importante dello Stato che c'è. Un percorso di legalità, questi sono percorsi di legalità, come dice il dottore Centore, sono percorsi che fanno capire che queste zone devono essere liberate non soltanto dall'idea della criminalità organizzata che vince sul buon governo, sullo Stato, sulle attività comunali, ma anche da fatti concreti, restituire dei beni alla socialità. E anche il riappropriarsi di questi beni e metterli a frutto della società civile. Noi abbiamo diversi beni sequestrati alle mafie, alla camorra. Uno di questi beni a giorni partiranno i lavori di ristrutturazione, mi riferisco al Melvin Jones, che abbiamo fatto un concordato d'uso con l'ASL, e avrà un suo utilizzo come centro di neuropsichiatria diurno e notturno, concordato stipulato tra il Comune di Sarno e l'ASL, un concordato che durerà 50 anni, quindi un lungo concordato. Questa è una, mi permetto di dire, una pratica di buona amministrazione, così come stiamo andando avanti sulla masseria di Via Ingegno e su tutto il solo antistante della masseria di Via Ingegno. Lì verrà un museo ecosostenibile con un tema preciso sull'agroalimentare e sull'agricoltura.